subiscono ancora. Cerchio e seno attraverso NT a cura di VB. Alexander. Molte entità purtroppo subiscono ancora molto l'attrazione della materia e del mondo materiale. Soffrono della mancanza di quelle sensazioni che erano per loro importanti, come anche i vizi terreni. Quelli purtroppo rimangono, sono ancora presenti nella mente. Il non poter esaudire questi desideri, queste loro voglie, li fa soffrire e tanto. Da questo punto di vista possiamo parlare di una sorta di punizione di inferno. Ma questa pena non è imposta da nessuno. È una situazione che nessuno obbliga a subire. Da questo si può anche dire che l'inferno esiste ma è creato da tutte quelle entità che, avendo lasciato la materia, nella profonda convinzione di avere agito male, si auto-infliggono punizione e pena. Molte, moltissime entità soffrono pene indicibili per questo motivo. Ricordate, la forza mentale è quella che sopravvive. Ora voi avete esempi da incarnati, di vostri simili, che subiscono delle forme allucinatorie e per loro queste forme sono di un realismo impressionante. Vero? Immaginate allora, liberi dalla materia, quanto la forza del pensiero possa creare situazioni con cui veramente si può creare un ambiente, anche se virtuale, ma per loro estremamente reale e di sofferenza, come quell'inferno di cui parlano le religioni, con tanto di fiamme e diavoli, coi forconi eccetera. Capite? E questa è la realtà.